Una delle patologie più prevalenti, soprattutto quando si va verso una certa età, è l'artrosi. E un'altra patologia veramente diffusa è l'artrite. Le percentuali di persone che soffrono di artrosi o di artrite nella popolazione sono veramente elevate e sono pronto a scommettere che ciascuno di noi ha almeno un parente che si è dovuto fare una protesi di anca o di ginocchio dovuta alle complicazioni di un processo artrosico portato avanti per troppo tempo. In questo video andiamo a vedere la differenza tra artrosi ed artrite e soprattutto a scoprire un elemento naturale che può aiutarti a combattere i processi che portano all'artrite e poi all'artrosi e a diminuire il dolore e ad aumentare la funzionalità senza le controindicazioni dovute dai farmaci. Alma Fisio, curare, non trattare. Ciao a tutti, io sono Mattia, benvenuti in questo nuovo video di Alma Fisio. Iniziamo a fare un po' di chiarezza riguardo alle definizioni, perché anche controllando l'Istituto di Statistica, l'Istituto Superiore di Statistica Italiano, ISS, c'è un po' di confusione riguardante i termini artrosi ed artrite. L'artrosi è una malattia degenerativa delle articolazioni che porta a una deformazione e consumo dei capi articolari con conseguente dolore e perdita di funzionalità. È caratterizzata da perdita di cartilagine articolare, deformazione ossea e addirittura crescita dei cosiddetti osteofiti, quindi delle protuberanze ossee che non ci dovrebbero essere e possono causare gravi problematiche, soprattutto se vengono a livello della colonna vertebrale e possono a quel punto andare a schiacciare, a comprimere i tessuti che lì vi passano, per esempio le radici nervose o i vasi sanguigni. L'artrosi è un processo, come dicevamo, degenerativo che avviene nel corso di anni ed è dovuta a una risposta maladattativa dei capi articolari per quanto riguarda traumi o sollecitazioni ripetute incorrette. Per questo vengono colpite da artrosi soprattutto le articolazioni di carico, quali il ginocchio, l'anca e la colonna vertebrale. Non sto nemmeno a darvi i numeri per quanto riguarda gli interventi protesici di anca e di ginocchio, se ne fanno veramente tantissimi a tutte le età. Sarebbe, dato che ha un costo biopsicosociale veramente elevato, perché non è un'operazione da niente, soprattutto pensiamo a un'articolazione grossa come quella dell'anca, è un intervento che pesa, specie a una certa età, sarebbe bello poter prevenire queste problematiche. Fermo restando che ci sono delle situazioni in cui la protesi è l'unico intervento disponibile, qui parliamo appunto di prevenzione e di stile di vita sano, che porti a prevenire o almeno a allontanare nel tempo l'insorgenza di queste problematiche. L'artrite è un processo diverso, una patologia differente dall'artrosi. Infatti, la più grande differenza è che l'artrite è un processo infiammatorio. Per questo può venire anche a persone molto giovani, addirittura se vai a vedere la classificazione delle artriti, ne troverai una detta artrite idiopatica giovanile, che semplicemente viene alle persone in giovane età e non sappiamo perché. Tra le varie artriti, ricordiamo le più comuni come l'artrite reumatoide, l'artrite da psoriasi, l'artrite da gotta e tante altre che possono insorgere. Per molto tempo si è pensato che l'artrite fosse un po' come un'artrosi, quindi un processo da usura delle articolazioni, movimenti incorretti, carico e così via. Questa osservazione si basava sul fatto che i condrociti, ovvero le cellule che formano la cartilagine articolare, hanno un livello metabolico molto basso, praticamente non si riproducono, anche perché a differenza degli altri tessuti del nostro corpo, la cartilagine articolare è particolarmente sprovvista di innervazione e di vascolarizzazione. Quindi si pensava che quando vi era un danno dovuto a una malformazione congenita o a un sovraccarico o qualsiasi altra cosa, innescando così il processo artritico che poi sarebbe sfociato in quello artrosico. Fortunatamente la biologia non si è arrestata e con i grandi progressi avuti negli ultimi 20-30 anni abbiamo scoperto che l'artrite è in realtà un processo infiammatorio. Questo si è scoperto grazie alla presenza di tantissime mediatori dellinfiammazione a livello delle capsule articolari delle articolazioni artritiche. Parliamo di citochine, prostaglandine, metalloproteasi. La teoria infiammatoria, per quanto riguarda l'eziologia dell'artrite, prevede che non solo la cartilagine sia la responsabile del dolore, della deformazione e della perdita di funzionalità,
ma che anche l'osso condrale, quindi i due capi articolari ossei, e la capsula sinoviale che circonda l'articolazione stessa abbiano un ruolo attivo nel gestire l'infiammazione, nel gestire il processo infiammatorio che può scatenare poi la reazione artritica. Una scoperta molto molto interessante è che molto spesso i processi artritici si accompagnano ad altre sindromi sistemiche, tutte caratterizzate da un livello infiammatorio preesistente cronico e stress ossidativo. È stato dimostrato da tante ricerche, e come sempre te le metto in descrizione, che i pazienti con artrite sono anche più predisposti o addirittura già hanno queste comorbidità, tutte caratterizzate appunto dal processo infiammatorio sistemico. Parliamo di cose pesanti come l'aterosclerosi, il diabete, l'obesità, la sindrome metabolica, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e tanti altri brutti nomi. Verrebbe naturale a questo punto presupporre che un problema che si accompagna a problematiche così sistemiche debba avere anch'esso una causa appunto generale e sistemica, e quindi richieda per il trattamento una visione olistica che prenda tutto nell'insieme, non solamente localizzata all'articolazione. Come viene trattato il paziente con un processo artritico attivo e quindi con dolore, deformazione e perdita di funzionalità? Beh, dal punto di vista farmacologico lo standard pare essere dare paracetamolo come prima linea, farmaci antinfiammatori non steroidei come seconda, poi tramadolo e cortisone intraarticolare, se proprio il paziente continua a lamentarsi. Sono tutti farmaci che, come tutti i farmaci, hanno anche degli effetti avversi, a volte molto pesanti, come nel caso del cortisone che porta a indebolimento dei tessuti praticamente, o nel caso degli antinfiammatori non steroidei, gravi effetti a livello gastrointestinale, che possono addirittura sfociare nelle emorragie interne. Sarebbe dunque utile avere qualche rimedio più naturale che possa aiutarci a gestire il processo artritico e prevenire eventuali ricadute e artrosi in futuro. Abbiamo visto che si tratta di condizioni scatenate da un processo infiammatorio attivo a livello sistemico, da stress ossidativo nei nostri tessuti. La cosa migliore da fare, come sempre, è avere un occhio di riguardo al nostro stile di vita, cercare di avere uno stile di vita sano, un'alimentazione antinfiammatoria, evitare di fumare, fare esercizio fisico. Abbiamo fatto tanti video a riguardo, te ne metto uno qui per esempio sui cibi antinfiammatori. Oggi però parliamo in particolare di una molecola, un integratore, un alimento che è stato studiato alla grande, ci sono tante ricerche interessanti, può aiutarti per prevenire l'insorgenza dell'artrite, abbassare il livello di infiammazione, aiutarti col dolore e con il recupero della funzionalità. Sto parlando della curcumina, che è contenuta appunto nella curcuma. La curcumina, un curcuminoide, è il componente principale della curcuma, e questo è già un bello scioglilingua. Ce ne sono anche altre due, ma quello che ha gli effetti terapeutici più importanti e che è stato più studiato è la curcumina. La curcuma è una spezia molto utilizzata nel subcontinente indiano e in alcune parti dell'Africa per il suo sapore molto caratteristico, per il colore molto forte giallo che conferisce agli alimenti e anche ai vestiti se non fai attenzione, e soprattutto per le sue proprietà, ed è conosciuta per le sue proprietà medicinali da migliaia di anni. La curcumina fu isolata a livello chimico per la prima volta nel 1815 e già negli anni 30 del secolo scorso abbiamo i primi studi riguardanti l'efficacia terapeutica della curcumina. Prima di proseguire, ricorda che come sempre queste sono informazioni divulgative, ti metto gli studi, dacci un'occhiata e fai attenzione perché non è un alimento che va bene per tutti. Per esempio le donne incinta o chi ha problemi di calcoli biliari e renali dovrebbe fare più attenzione e sempre consultare il proprio medico. Uno degli studi più belli ed interessanti che abbiamo sul potenziale terapeutico della curcumina è una revisione della letteratura che appunto ti metto di seguito. Vado a citare più o meno testualmente da questo studio che, come sai, in una revisione della letteratura il ricercatore va a prendere
tramite i motori di ricerca specializzati, tutti gli articoli che trattano un certo argomento, esclude quelli di bassa qualità o che per problemi metodologici non possono assolutamente essere presi in considerazione, e fa poi appunto una media dei risultati, tira le somme dei risultati, diciamo, questi studi hanno evidenziato la tal cosa, questi altri quest'altra, e possiamo trarre le nostre conclusioni. È un alto grado di evidenza scientifica perché appunto prende tanti studi indipendenti già di per sé, che già di per sé dovrebbero essere di buona qualità metodologica. Questa ricerca ha evidenziato come la curcumina abbia un ruolo attivo nel mediare l'infiammazione, avendo un'azione diretta sui mediatori dell'infiammazione stessa. Abbassa la concentrazione intracellulare di prostaglandine e di altri mediatori pro-infiammatori, per esempio. Altri studi molto interessanti evidenziano anche proprietà antidiabetiche e antitumorali della curcuma, ma questo andrebbe oltre, l'intenzione di questo video, però è tutto lì scritto nero su bianco. Quattro studi inclusi in questa revisione sono molto carini perché hanno messo in comparazione l'utilizzo di curcumina o di estratti di curcuma con l'utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei in pazienti con artrite e o artrosi. Parliamo di un buon numero di pazienti, ma per farla molto breve, praticamente si è visto che la curcumina ha gli stessi effetti per quanto riguarda la riduzione del dolore e il miglioramento della funzionalità in questi pazienti, ma con molti meno effetti collaterali dei farmaci antinfiammatori non steroidei. Queste conclusioni suggeriscono che forse prima di imbottirsi di farmaci antinfiammatori si potrebbe provare anche con qualche accorgimento nella dieta e appunto l'integrazione di curcuma. Non è nemmeno una spesa troppo costosa, quindi se sei in questa situazione provare non ti costa quasi niente. C'è da dire che è meglio prendere gli integratori di curcumina che non la curcuma pura per delle problematiche a livello di assorbimento che ha la curcuma stessa. Si stanno studiando adesso degli integratori di alto livello utilizzando la nuova tecnica delle nanomolecole. Questo dovrebbe portare a una rivoluzione per quanto riguarda il mondo degli integratori, quindi parlane con il tuo medico, il tuo farmacista, il tuo erborista. Qual è la base biologica a questo punto che giustifica questi ottimi risultati ottenuti dall'integrazione, dall'assunzione di curcuma, addirittura comparabili a quelli ottenuti dal normale regime farmacologico? Come ti dicevo, altri studi hanno evidenziato il ruolo bioattivo della curcuma nel mediare l'infiammazione. Ne abbiamo almeno 5 contenuti in questa revisione che dimostrano come l'assunzione di curcuma abbassi la presenza di tutti i marker pro-infiammatori. Quindi parliamo letteralmente di una molecola naturale anti-infiammatoria. E come abbiamo detto in apertura, viviamo con una dieta, quella occidentale moderna, che è altamente infiammatoria, dovremmo forse prendere spunto da altre culture e cercare di mediare queste problematiche. Abbiamo anche degli interessantissimi studi in vitro che hanno dimostrato come la curcuma addirittura interviene nel regolare l'apoptosi dei condrociti. Apoptosi, uno di questi nomi che viene dal greco, praticamente significa morte cellulare programmata. È un processo normale che avviene nel nostro organismo, molto utile per evitare per esempio tumori, ma che a volte, come per esempio in un'articolazione, può essere un problema, soprattutto se, come sappiamo, i condrociti hanno un'attività metabolica bassa e uno scarso turnover, quindi sarebbe dopo evitarne la morte. La curcumina ha un ruolo attivo in questo, aiuta ad evitarne la morte programmata. Quindi aumenta letteralmente o almeno mantiene il numero di cellule della tua cartilagine. Spero di averti dato delle informazioni interessanti. Sono sicuro che ciascuno di noi che sta guardando questo video ha almeno un parente o un amico, un conoscente che soffre di artrite o di artrosi. Puoi condividerlo con lui o con lei e fargli notare che deve intervenire a un livello sistemico, a livello dell'alimentazione, dello stile di vita, e può integrare la curcuma e la curcumina per avere un valido aiuto nell'abbassare il livello infiammatorio che, come abbiamo visto, è alla base del processo artritico. Se ti è piaciuto il video metti un mi piace, oppure no, fa niente, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, e come sempre per me è stato un grande piacere condividere queste informazioni con voi, e ci vediamo alla prossima. Ciao!